Un ultimatum difficile da rispettare. In Libia armi e grilletti delle forze che hanno scalzato Gheddafi sono puntati sulla roccaforte lealista di Bani Walid. Il Consiglio Nazionale di Transizione invita ad attendere prima di sferrare l'offensiva, ma i giovani Shebab scalpitano e i loro capi spiegano che la resa dei conti è vicina, ma che stanno tenendo a freno i loro uomini per evitare di colpire i civili intrappolati in quella che ormai è una città fantasma. Non vogliamo combattere contro il nostro popolo, ribadisce Salah, uno dei comandanti ribelli. Il problema è che Gheddafi, o almeno i suoi fedelissimi, sembrano voler farsi scudo della città. A Euronews il portavoce del colonnello Moussa Ibrahim ha assicurato che la città è sempre stata sotto il controllo di tribù legate al Raïs, tribù che hanno ribadito la loro fedeltà al regime e che rifiutano non solo la resa, ma anche ogni negoziato con il CNT. Secondo diverse fonti, i capi tribù di Bani Walid non sarebbero pronti ad immolarsi per Gheddafi, come racconta Moussa Ibrahim. Ci sarebbero divisioni e trattative segrete. Già in passato i Warfalla, la tribù che domina la regione a sud-est di Tripoli, hanno dimostrato di non essere tutti sulla stessa linea. Alcuni clan hanno anche partecipato anni fa a un tentativo fallito di rovesciare il regime. Ora per loro è il momento di decidere da che parte stare.